Buongiorno, io mantengo sempre le promesse. Autorizzazione data in questo istante dalla Digos di Palermo, mi trovo in questura, ho chiesto un'autorizzazione personale per fare una manifestazione mercoledì, ripeto mercoledì, alle ore 10 davanti al Teatro Massimo. Tutte le categorie che stanno soffrendo, che soffrono di questo decreto nuovo, perché potevamo essere in zona bianca, invece hanno deciso ulteriormente di uccidere la nostra categoria, di uccidere le categorie del settore, di uccidere la categoria della ristorazione, degli artisti, dei server, delle luci, dei negozi di confetti, dei negozi di abbigliamento di vestiti per gli eventi. Hanno deciso di uccidere tutte le categorie. Continuano a massacrarci, potevamo essere tranquillamente in zona bianca, invece hanno tolto la zona gialla. Hanno tolto la zona gialla e ci costringono ulteriormente a mandare a casa migliaia di dipendenti, di lavoratori a 4 euro, 3 euro al giorno di cassa integrazione, ci costringono a noi a chiudere, ci costringono a noi a fallire. Io mi sono fatto dare un'autorizzazione personale per una manifestazione pacifica, ma ci dobbiamo essere tutti. Vestiamoci da lavoro, vestiamoci da lavoro, portiamo le nostre divise, portiamo i nostri strumenti di lavoro che sono il nostro pane quotidiano. Noi le mani ce le sporchiamo ogni giorno, non riceviamo compensi, non riceviamo soldi, dobbiamo scendere in piazza e protestare. Protesta pacifica, vi raccomando, mercoledì ore 10 davanti al Teatro Massimo, dalle 10 alle 14 vi aspetto in tanti. Sono in questura, vi ripeto, mi sono fatto dare un'autorizzazione alla Digos a nome mio, senza categorie sindacali, senza politica, ci metto la faccia e ci metto la faccia perché non dobbiamo stare in silenzio, perché altrimenti moriamo ogni giorno. Ci vediamo mercoledì alle 10.